Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi facciamo il girasole rustico, un rustico molto scenografico. Ho bollito i piselli, 300 g di piselli, e li ho aggiunti a 250 g di ricotta. Dopodiché li ho frullati con il frullatore ad immersione. Su una leccarda da forno ho adagiato un disco di pasta brisée. Ho messo del pan grattato per far assorbire l'umidità dei piselli. E ho distribuito a cucchiaiate il composto. Ora possiamo chiudere con l'altro disco di pasta brisée e sigilliamo bene i bordi. A questo punto, al centro del disco, ho adagiato una ciotolina, né troppo grande né troppo piccola, perché successivamente dobbiamo fare dei forellini alla distanza di 1,5 cm. Dopo aver praticato i fori, la ciotolina la possiamo togliere. Ora, con l'aiuto dei nostri fori, possiamo incominciare a tagliare i raggi. Giriamo i raggi, come vedete ragazzi è un'operazione molto facile. Ora possiamo spennellare con il tuorlo d'uovo. Spennelliamo per bene tutti i lati dei raggi e sopra la parte centrale. Ora possiamo mettere nella parte centrale il pepe. Ora lo possiamo infornare a 200 gradi per un quarto d'ora. Il nostro rustico non va gustato caldo, è meglio gustarlo a temperatura ambiente. Ok ragazze, spero che questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like, qualche commento se vi va e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao ragazze!